tutti. Allora, avanti con la premia, abbiamo l'Arsenal. Una squadra bella tosta. Gara da non perdere, manca poco all'inizio. È davvero il momento della verità. Stiamo per cominciare. Dai, giochiamo pochi subito. Istanti ancora al calcio d'inizio. Clima sempre più rovente. Ben trovati a Piero Gipardo e Stefano Nava con me per il commento tecnico. Amici appassionati di calcio inglese, non perdetevi questo match di Premier League. Sarà un match tutto da seguire, Stefano. Pronti per questo match di campionato che promette grandi cose. O almeno è quello che si augurano i tanti. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Sì, pronti, il vantaggio via. Arriva. Grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria. Un approccio che okay, sembra aver funzionato. Bene, siamo già 1-0. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Non può concedersi distrazioni o sono guai. Poteva nascere qualcosa di più. Dobbiamo portare almeno sull'80. Vediamo cosa inventa ora. Non può sbagliare da lì. Contro grandi squadre, sì. È in buona posizione. Hamilton. Perdono palla banalmente. Passaggio intercettato. Occasione d'oro. Palo. Palo, ma non è possibile, sì. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, una per gli avversari. È ancora presto però che per fatica per fare due gol. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Vediamo cosa fa ora. Gran palla in mezzo. Gran gol. Si sono liberati. Il portiere non può arrivare. Ma questa è proprio orribile. Come posizione giusta, raso terra, angolato. Niente da fare per il portiere. Una triangolazione perfetta. Comincia ad assumere veramente proporzioni molto pesanti. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Beh, il primo tempo è finito. Inizia il secondo tempo. Vedremo se cambierà la storia di una partita fin qui a senso unico. Colpire da lì, riuscito a fermarlo bene. Qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio, ha riconquistato palla e c'è il tiro. Nessun problema qui per il portiere, tranquillo per lui. Spesso sono proprio queste le parate che nascondono più insidie. Basta il minimo errore per prendere. Porca gola. Miseria, difensore in difficoltà qui. Attenzione, che gol anche questo! Che gol. Mamma mia. Risponda con il palo, trovando un gran gol anche con un pizzico di fortuna. Conclusione precisa al millimetro. Impenetrabile. Pallone perso. Posizione ideale. Ha spazio davanti a sé. E il pallone è Questa è un'azione spaventosa. Splendida la giocata a smarcare il compagno. Poi non poteva fallire. Il portiere c'era arrivato, ma non è riuscito a evitare il gol. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Dai, manca pochi minuti. Altri 120 secondi da giocare. Lo vede? Tocco verticale interessante. Porca miseria. Occhio allo scambio in area. Prova la botta. Attenzione! Rete! Un gol molto bello, ormai sembra che gli avversari abbiano mollato. Non hanno mostrato alcuna pietà oggi per la squadra avversaria. Meno male che il match sta per finire, altrimenti ho l'impressione che ne avrebbero fatti altri. Ma sembra che 6-0 sia più che sufficiente. Partita a senso unico, si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Non c'è più tempo, finisce qui la partita. Sembra una cosa. Olè, ok, allora andiamo a fare la partita. Questo perché non è sul bianco o sul rosso? Ah sì,
credo che anche Fischer. Dai. Match importante questo che stiamo per seguire. Hanno bisogno di 3 punti per centrare la qualificazione aritmetica. Vedremo se saranno in grado di ottenere. Ah, se vinciamo questa, ci dicono quella aritmetica, ma non da primo posto. Però all'ascolto in visione da Pierluigi Pardo con me, come sempre, Stefano Nava. Match valido per la fase a gironi della UEFA Champions League. Sarà una gara spettacolare, almeno questo pensa Stefano. Match che potrebbe sancire l'aritmetica. Può avanzare indisturbato. 1-0, c'è il gol del vantaggio. Perfetto. Ed ecco dunque. Può ricevere una posizione interessante. Può metterla da lì. Che gol! Splendida rete! Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Ha spazio per andare. Ed è rete! Davvero incontenibili, continuano a cercare il gol e a trovarlo. Sale Ocampos. Intervento duro ma corretto. Ma che fallo è? Per loro, ma dove? Dove? John Jordan. Collins. Possibilità per la ripartenza. Se ne può andare adesso. Gran tiro. Hanno chiuso nel migliore dei modi. Una ripartenza da manuale. Veloce, rapido, letale. Il contropiede perfetto. Segnano ancora e allungano sugli avversari. E a questo punto una rimonta diventa pratica dai piedi. Porca miseria. Sembrava già gol e invece ci ha messo una pezza. Ha spazio davanti a sé. Palla che finisce. Ma sul dai. Pericolo. Traversa. Possesso palla per gli avversari. La sterzata verso il centro. Ed è gol! Rete! Sfortunato quel portiere, aveva dai. Quasi intercettato il tiro, era lì. La palla è entrata lo stesso. Ancora per 2 minuti. Agli allenatori è parso un recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Tentativo di chiusura. Squadra a riposo nell'intervallo, hanno più di un motivo per sorridere. Finisse così sarebbero quasi. Sì. Molto grande la differenza di valori per pensare che in questo secondo tempo possa cambiare qualcosa. Vediamo. Riescono a recuperare il possesso. Grande tackle difensivo. Recupera un pallone pericoloso qui. Partita in casa per loro, come sempre su EA Sports, come tutta la Premier League. Ecco il tiro. Il portiere ci arriva. La mette in area. Non si fida, spazza via di pugno. La spazza via. Ottimo l'intervento, recupera il pallone. No! Malamente questa occasione. Ha avuto troppa fretta di farne un altro. Ancora preso per fare dei. Collins. Azione che si fa interessante. Prova in porta ed entra in rete. Gol! No, è roba brutta. Tira al termine di una bella azione, molto bella. Gli spazi sa essere devastante. Dovevano chiuderlo. Vediamo cosa inventa ora. A metri. No, ho sbagliato. Esce e recupera il pallone. Esultano per la qualificazione agli ottavi di UEFA. Bene, bene. Ok. Allora. Ma perché dovrei giocare con
Mettiamogli quella lì, questa. Perché so che cos'è l'alternativa. Mettiamola questa qua, dai. Sono contro il City. Pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match. Si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava, pronti come sempre a tenervi compagnia. Amici appassionati di calcio inglese, non perdetevi questo match di Premier League. Ok, andiamo a giocare anche questo. Mancare lo spettacolo, Stefano. Pronti per questo match di campionato che promette grandi cose. O almeno è quello che si augurano i tanti tifosi presenti allo stadio oggi. E ovviamente ce lo auguriamo anche noi, Piazza, no? Cosa siamo qui a fare? Noi vogliamo spettacolo! Palla molto interessante. Portiere che sventa la conclusione senza nessuna difficoltà. Una sicurezza per tutta la difesa la sua. Eh sì, Pier. Può concedersi distrazioni o sono guai. Bravo qui nell'interrompere tutto. Ha perso il pallone. Ecco la formazione della squadra di casa. Giocano con il rifinitore dietro le... Ha il pallone del possibile vantaggio. Ma dai! Spinge il pallone che è ancora in gioco. Decisivo quell'intervento. Attenzione perché questa può essere l'azione che va in vantaggio. Dopo 25 volte e il pubblico impazzisce, Stefano. A dispetto di quanti non credevano in una loro vittoria oggi, certo, manca ancora molto da giocare, ma finora merita di essere in vantaggio. L'allenatore ora dovrà essere bravo a smorzare gli entusiasmi. Avremmo un gol eccezionale. È difficile fare gol qui, ci ha provato. Apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. Attenzione perché è pericoloso. Attenzione, passa il difensore. Si porta la più due con questo gol. Immagine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche sorte. Vediamo cosa fa ora. Si libera bene qui. Ed è gol! Rete! Facile rete. Perché fai sempre rete, questi, questa cosa brutta? Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Si libera spazio. E la messa. E la mette. Dai. Palla in tragedia. Punta d'angolo, no, 4 portiere 0. Che non ci arriva. Ha freddato il portiere con questo tiro di precisione. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes. Rigore. Spazzata via. Era rigore quello. Oh. I tifosi dimostrano di non aver. È tutto solo. E il pallone entra. Ed è gol. Una giornata che non dimenticherà. È arrivata la tripletta. E con questo risultato inaspettato si chiude dunque. Dai, primo tempo andata. Inizia la ripresa, vedremo se sarà a senso unico come primo tempo. Prova a correre dai, il City lungo l'out. Palla in out, sarà rimessa dal fondo. Da sottolineare fin qui la prova di questo giocatore è davvero molto positiva. Si è dato molto da fare concludendo diverse volte in porta e trovando ripetutamente la via della rete. Beh, ha fatto un bel gol, eh. Impegno in trasferta per la prossima partita in Premier League, come sempre su EA Sports. Bravo Borra. C'è un Bernardi che è argentino. Allora, andiamo di qua. Qui dai, tira non potevi rete. Non segnare palla che si infila perfettamente, non potevi non basso, segnare grande conclusione di rara difficoltà, angolo pescato, niente da fare per il portiere. Con questa rete aumentano ulteriormente il proprio vantaggio e c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. È in buona posizione. Punta la porta. Cross respinto qui. Palla in rete. Mamma mia. Conclusione perfetta, angolata, in buca d'angolo. Imparabile per il portiere.
E questa è la conclusione giusta, raso terra, angolato, niente da fare per il portiere. Lecce bene la traiettoria qui. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Pallone profondo, pericoloso. Ha scavalcato il portiere con uno splendido pallonetto. Immarcabile oggi questo attaccante, non ha sbagliato praticamente un pallone. Sembra quasi difensori ogni volta che tocca palla e conclude a rete. Il divario nel punteggio è tale che davvero sembra di assistere a un incontro fra squadre di categorie diverse. Ha spazio per andare. Può ricevere una posizione interessante. E c'è il gol! Palla in rete! E la mette. Palla in buca d'angolo, portiere che non ci arriva. Bene, bene. Del gol. È riuscito a segnare infilando il portiere nell'angolino basso. Una partita che fin qui ha visto davvero una sola squadra in campo. Boh, io direi che si può perdere un po' di tempo. Si fanno vedere i compagni. Bravo qui a smarcarsi. Posizione ideale. Occhio al contropiede. Attenzione! Ah, è riuscito a tenere l'attacco. Un gol da grande opportunista, facile. Bisogna essere nel posto giusto, nel momento sì. giusto. C'è una sola squadra in campo oggi, come dimostra anche il punteggio. Evidentemente sono incappati in una giornata no, prestazione ampiamente sotto la sufficienza. Poche le cose da salvare. Partita che sembra ormai segnata per i Citizens. Non hanno offerto la loro miglior prestazione, no, male. Sconfitta che sta maturando più che meritata per quanto si è visto in campo. Il tecnico avrà molto da lavorare per quello che si è visto oggi. Allontana il pallone, peccato, deve essere una buona opportunità. Non perdere tempo. Grande chiusura difensiva. C'è spazio per la ripartenza. Pallone invitante. Rigore, no. Era una situazione disperata, qui potrebbe anche arrivare il rosso. Una cosa gli dà? Ed ecco il pallino rosso, rosso. Chiara occasione da gol. Espulsione obbligata. Punizione da posizione invitante, distanza ideale, può cercare la porta. Brava la conclusione. Conclusione che non crea problemi al portiere. Punizione calciata davvero male, ma che brutta cosa. Sembrava vabbè, sbagliato sulla mattonella, io. Evidentemente mi sbagliavo. Può colpire da lì. Cerca di bucare per il compagno. E c'è il gol. Mamma mia che gol che ha fatto. Brava qui la squadra che ha fatto girare il pallone in attesa del varco giusto per liberare l'attaccante al tiro. Stanno sfruttando al meglio la superiorità numerica. Bravi, intelligenti. Partita a senso unico. Si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Andiamo da Matteo Barzagli a bordo campo per sapere quanto resta. La palla a scavalcare la difesa. Attenzione, c'è spazio davanti. Occhio. Rete, splendida rete. Dai, se lo meritava. Stanno sfruttando al meglio le difficoltà della formazione avversaria, decimata dai cartellini rossi. Giocare in inferiorità numerica non è sempre uno svantaggio in questo caso. Ok, però... finita. Triplice fischio e tutti. Decisivo quell'intervento. Non so se c'è una delle perfette.